Oggi, se aprite i giornali, pensate di essere come Alice nel Paese delle Meraviglie, di vivere una realtà colorata e parallela, fatta di video, vabbè, di Toninelli, di Ruocco, di Di Maio, che dicono abbiamo finalmente fatto i forti con i forti. Beh, tutto questo per nascondere una cosa banalissima, che avevano promesso punizioni divine contro Atlantia e Benetton e hanno finito per comprarsi l'azienda con tutto quello che comporta. Ma la cosa più preoccupante non sono questi che sono folcloristici, ma le cose che dice Gualtieri, che oggi fa un'intervista sul Corriere della Sera dove, dopo aver magnificato la leadership di Conte, perché quello proprio è un riflesso pavloviano, cioè loro chiunque è leader assoluto, massimo, incriticabile, ci racconta che non prenderemo il debito di Autostrade per l'Italia. Il che è piuttosto complesso da capire, perché Autostrade per l'Italia ha bond per 10 miliardi di euro, debito per 10 miliardi di euro, un miliardo di euro di cassa, quindi ci prendiamo 9 miliardi di ASPI, e prima erano garantiti da Atlantia, adesso saranno garantiti da CDP. CDP chi è? Del gatto che passa, di mia zia, dello Stato. Perché non si raccontano le cose in modo semplice come stanno? Certo, poi si aprirà un grande conflitto perché c'è questo debito. E lo Stato imprenditore sarà interessato ad avere le pedaggi più alti possibili, e invece lo Stato che deve garantire i cittadini dovrebbe volerli il più basso possibile, ma questo lo vedremo nel proseguio. Per ora la scelta è stata questa. Il secondo messaggio vagamente surreale è quello di Patuanelli, che fa un duro monito a ASPI, che appunto dovrebbe essere comprata da CDP, di fare un piano economico. Ma chiama l'amministratore delegato di CDP, cioè ormai l'avete nazionalizzata, state per nazionalizzarla. Cioè, in che senso ha fare un'agenzia in cui si dice fateci vedere il piano economico? Sarà vostra, lo farete voi il piano economico. La terza, diciamo, in cui siamo proprio nel mondo dell'iperuraneo, è il fatto che si dice che anche la minoranza di ASPI non potrà essere in mano ai fondi stranieri, e si sta facendo una cordata tricolore. Ma perché la minoranza non può essere in mano ai fondi stranieri? Che c'hanno? Fanno schifo, puzzano, cioè. Questo è un paese che tutte le mattine dice che attraiamo pochi investitori internazionali e poi il pomeriggio pensa a come non farli arrivare gli investitori internazionali. Che male fanno se il controllo per di più è in mano allo Stato? Lasciamo perdere che comunque questo è un business regolato e quindi comunque lo Stato, se fa il suo lavoro, ha sempre un controllo, ma in questo caso proprio non si capisce. La verità, signori, è che sono terrorizzati perché hanno fatto un'operazione completamente diversa da quella che avevano detto quando avevano promesso punizioni divine su Atlantia e Benetton, e hanno semplicemente comprato l'azienda da Atlantia e Benetton. Hanno comprato, compreranno, peraltro rimanendo Benetton nell'azienda. Cioè, tutto quello che Conte aveva detto che non avrebbe mai fatto perché sarebbe stata una cosa eticamente inaccettabile è accaduto. E tutta questa comunicazione finta, sbagliata, non vera, che serve a confondere gli elettori e a farli pensare che in fondo, ecco appunto, hanno fatto i forti con i forti, in realtà hanno scelto una strada pragmatica in cui hanno comprato un'azienda. Io avrei fatto una cosa diversa, l'ho detto, visto che la relazione tecnica mostrava chiaramente i gravi inadempimenti continuativi di ASPI nella gestione della concessione, sarei andato in tribunale, avrei fatto dichiarare la decadenza della commissione, della concessione, e avrei rimesso a gara la concessione anche per evitare il conflitto tra lo Stato imprenditore che vuole i soldi dei pedaggi e lo Stato regolatore che cerca di tenerli il più bassi possibile. Però una volta scelta un'altra strada, almeno raccontatela come si deve, con i pro e i contro, perché se no venite meno al vostro dovere di uomini di governo.